Siamo qui a Reggio Calabria, siamo in un albergo di Reggio vicino al lungomare. Incontriamo una bravissima collega del Corriere di Calabria, collabora con l'Espresso e con Giovanni Tiziano, una giornalista minacciato dalle cosche 'ndranghetista, Alessia Candito, che siamo contenti di avere qui con noi e ci aiuta a comprendere la realtà reggina. Alessia, non ci sono scugnizzi, non ci sono mafiosi di strada, dai colloqui che abbiamo avuto. Questo clan è espressione quasi della borghesia cittadina, sono perfettamente integrati, è difficile raccontarli. Questo clan non è quasi espressione della borghesia cittadina, questo clan è borghesia cittadina e non solo questo clan. L'andrangheta di questa città si è sviluppata in maniera diversa da quella della Piana di Gioia Tauro o della Locride, che mantiene un aspetto più militare. L'andrangheta di questa città, nella specializzazione funzionale di questo fenomeno criminale, si è occupata dei rapporti istituzionali, dei rapporti economici, dei rapporti con i massimi livelli dei poteri dello Stato. E per questo non la si vede, per questo è difficile vederne gli aspetti più eclatanti. Qui non ci sono sparatori in strada, qui non c'è microcriminalità, non c'è violenza visibile. La violenza c'è, ma è una pressione che non vedi, che è difficile da raccontare perché è impalpabile. Non sai se quel giudice sta lavorando contro 'ndrangheta o per 'ndrangheta, perché qui abbiamo avuto anche, purtroppo, diversi magistrati, diversi investigatori che si sono scoperti al soldo dei clan e anche a prezzo basso. La procura sta facendo un lavoro coraggioso. È un lavoro pionieristico, perché la 'ndrangheta di questa città non può essere colpita con l'attuale sistema normativo. Nella misura in cui, ad esempio, per una legge Anselmi, che qui viene contestata, aggravata dall'articolo 7 a diverse persone, si prevedono pene che sono di 2 o 3 anni. Nel momento in cui il traffico di influenze, anche aggravato dall'articolo 7, è una dei reati più difficili da dimostrare, nella misura in cui non esiste davvero una giurisprudenza che punisca il condizionamento economico al pari dell'assoggettamento economico come un reato mafioso, allora noi abbiamo armi spuntate per combattere 'ndrangheta. Oltre che, c'è da dire una cosa, il Tribunale di Reggio Calabria e la Procura di Reggio Calabria sono sotto organico da decenni. De Stefano, io ho parlato con varie fonti investigative, di fatto sono considerati padroni della città. C'è rispetto, addirittura offrono servizi in realtà, scoperto sulla sanità, c'è cioè quello che ti risolve i problemi, quello che ti fa avere l'ecografia, quello che dovrebbe fare lo Stato adesso, questi sono episodi che racconto ovviamente, non significativi, però simbolici in qualche modo, no? Sono estremamente popolari. La prima domanda, si può vincere a Reggio, una campagna elettorale senza di loro? Questa è la prima domanda. Secondo, comandano ancora e a questo punto chi comanda? Perché tanti di loro sono in galera e quindi chi comanda secondo la cronista giudiziaria che racconta questa realtà da anni? Credo che il sistema in questa città sia ormai diventato così perfetto da prescindere da una figura di riferimento. C'è una struttura di potere, c'è un capitale politico, c'è un capitale sociale di contatti, c'è un capitale relazionale e soprattutto c'è un capitale economico che è pari alla liquidità che hanno potuto investire in una serie di imprese, non solo in Calabria, che rende possibile prescindere da una figura di riferimento se quel clan è in grado di esprimere un altro soggetto, quale che sia. I De Stefano, come altri clan, perché questa città è governata, dicono le inchieste, da un direttorio di clan che dopo la seconda guerra di 'ndrangheta ha imposto regole nuove e si è spartito tutto: affari, contatti, relazioni, influenze.
sono un punto di riferimento. Spesso si sono sostituiti allo Stato, perché qui gli strumenti che lo Stato ha immaginato per lo sviluppo sono stati, come il pacchetto Colombo, come il decreto Raggio, sono stati per anni e anni regalati ai clan. Esempio ne sia gli appalti per lo sviluppo del territorio reggino, che sono finiti in larga parte in mano a un signore che si chiama Amedeo Matacena, che adesso è latitante a Dubai, condannato in via definitiva per mafia e inseguito da un'altra ordinanza di custodia cautelare per mafia. Le famiglie Libri, Condello, De Stefano, Tegano. Sono loro che hanno vinto la guerra di 'Ndrangheta perché sono quelle che hanno creato i due schieramenti e poi si sono messe d'accordo. Ha fatto notizia la scarcerazione di Paolo Rosario, ovviamente anche un po' strumentalizzata, no? Come è stata data la notizia, perché insomma poi approfondendola, insomma, non era esattamente così come era uscita su alcuni giornali. Però insomma ha fatto notizia che lui adesso è tornato, non è proprio, mi sembra, completamente libero, non è completamente libero, però è tornato a casa. È stato reggente, potrebbe tornarlo. Io credo non abbia mai smesso di esserlo. Anche dietro le sbarre credo non abbia mai smesso di esserlo, ma queste sono le inchieste che ce lo devono dire. Io credo che però lo scandalo non sia stata la sua scarcerazione. Fondamentalmente ha scontato la sua pena ed è uscito. Il problema è che una persona che le inchieste raccontano come il punto di riferimento della 'Ndrangheta reggina in un determinato periodo è stato condannato ad una pena ridicola, per cui dopo un tot di anni è stato in grado di uscire fuori e magari tornare a per cercare di ricoprire lo stesso ruolo. È evidente che il Partito Democratico qui ha un problema, secondo me, politico, perché ha in mano la regione, ha in mano la città, però io l'ho sentito poco su queste campagne, non su quelle recenti, parlo in generale, no? Vedo molta timidezza del Partito Democratico, anche se c'è stato Luca Lotti, non so se. La viaggio di Luca Lotti, che poi ha inaugurato la sede del Partito Democratico, sicuramente importante come segnale, però non da quello che ho letto sulle agenzie, non mi pare che abbia parlato di malaffare di 'Ndrangheta. Questa timidezza del PD, e qui appunto esco un po' dal discorso giudiziario, entriamo nella valutazione politica. Visto dagli occhi nazionali, io lo vedo come una grossa falla, se devo dire. Visto dagli occhi locali. L'eterno ritorno è sempre uguale. Veniamo da uno scioglimento di un'amministrazione di centrodestra collusa con i clan. Abbiamo avuto un consiglio regionale con diversi consiglieri regionali condannati a pene anche pesanti per mafia. Abbiamo a Reggio Calabria oggi un'amministrazione di centrosinistra che fino ad ora si è dimostrata timida. Abbiamo un'amministrazione regionale che ancora non è stata in grado di esprimere neanche il presidente della commissione anti-'Ndrangheta regionale perché non ha trovato la quadra sui nomi. Quindi io credo che fondamentalmente non sia una questione di destra o sinistra. Io credo che la politica tutta si stia dimostrando totalmente impreparata ad affrontare il problema. Anche perché fondamentalmente il più grosso antidoto contro la penetrazione dei clan all'interno della società sarebbe il lavoro. Qui ancora lo Stato diventa, non, diven non è il primo riferimento per una questione molto semplice, per fame. Abbiamo delle percentuali di emigrazione che sono pari a quelle degli anni 50, abbiamo degli indici di povertà culturale, povertà intellettuale, analfabetismo che sono scandalosi. O si investe sulla evoluzione sociale e culturale di questa terra, o si danno delle opportunità alternative ai giovani, o purtroppo i clan rimarranno sempre un riferimento.